dermatologica e il laboratorio di virologia molecolare dell'Università del Piemonte Orientale. E abbiamo arruolato una serie di pazienti afferenti alla clinica ematologica diretta dal professor Gaidano e dalla clinica nefrologica diretta dal professor Stratta. E questi pazienti immunodepressi sono stati arruolati e sono stati screenati per la presenza del papilloma virus umano, che si è visto che è responsabile dello sviluppo di neoplasie cutanee. E adesso la dottoressa Zavattaro spiegherà un attimo più in dettaglio di cosa si tratta. Allora, questo virus, il papilloma virus, vive normalmente sulla pelle, a differenza della controparte che vive sulle mucose ed è diciamo responsabile talvolta di alcuni tumori alle mucose. In questo caso parliamo della pelle, soprattutto parliamo di pazienti che sono portatori di depressione del sistema immunitario. Un esempio è dato dai pazienti sottoposti a trapianto renale o a trapianto d'organo, comunque, che quindi devono assumere Vita Natural Durans, insomma, per garantire il funzionamento dell'organo trapiantato, una serie di farmaci che abbassano le difese. Ciò appunto si associa a un aumento della presenza di questo virus che contribuisce a causare i tumori della pelle. Alcuni tumori della pelle piuttosto diffusi, non solo nei pazienti appunto immunodepressi, medie, superiori, e in questo modo, attraverso questo ambulatorio, l'obiettivo è quello di identificare la presenza del virus nel contesto delle lesioni quando si sono già formate, ma cercare di prevenire e in questo caso prevenire e identificare la presenza del virus nel contesto del bulbo pilifero, quindi dei peli delle sopracciglia in particolare, che si è visto che si associano, rappresentano l'ambiente, diciamo, l'habitat naturale di questo virus. Si tratta quindi di un esame che può avere importanza dal punto di vista diagnostico, prognostico, e estremamente semplice e che permette di comprendere non solo quello che è il ruolo di questo virus nella formazione di alcuni tumori della pelle, ma anche una eventuale prevenzione. Io lavoro nel laboratorio di istologia del Dipartimento di Scienze Mediche di Novara e da anni il nostro laboratorio si occupa della produzione di anticorpi, che sono dei reagenti particolarmente specifici che vengono utilizzati ad esempio nell'ambito della diagnosi. In questa sera noi parleremo della connessione tra gli anticorpi e il bioterrorismo, perché gli anticorpi possono essere utilizzati per il rilevamento di sostanze nocive come appunto gli agenti bioterroristici anche in campioni di aria, di acqua e di fango. Okay. Buonasera, anch'io lavoro presso il laboratorio di istologia della professoressa Prati qua del Dipartimento di Scienze Mediche di Novara. Io stasera parlerò delle cellule staminali adulte e delle loro caratteristiche, di quello che sono importanti per curare diverse malattie come l'infarto, come la sclerosi multipla, e queste potrebbero veramente essere la nuova prospettiva, e a oggi tanti laboratori nel mondo ci lavorano, e quindi è importante capire e scoprire una nuova frontiera nella medicina e nella salute. Noi studiamo cellule tumorali e per vedere le proteine di nostro interesse utilizziamo una tecnica che si chiama immunofluorescenza, cioè mettiamo in risalto le proteine o le strutture che a noi interessa andare a valutare all'interno della cellula tumorale. In blu ci sono i nuclei della cellula, mentre ad esempio su questo vetrino possiamo vedere in verde, ecco, questa è una proteina che è più o meno espressa e noi la vediamo in verde. Utilizziamo un anticorpo coniugato con un fluorocromo che emette la fluorescenza, in questo caso di verde, come se fossero delle bandierine luminose. E qui faremo vedere vari vetrini con varie fluorescenze, o verdi o rosse. Ci occupiamo di ricerca su una malattia che si chiama anemia di Diamond-Blackfan, che interviene nella prima età della vita, nei bambini compare a un anno di vita,
e i bambini che sono affetti da questa malattia sono costretti a fare delle trasfusioni periodicamente, come i pazienti con talassemia. E noi cerchiamo di capire qual è la causa di questa malattia. In questo periodo abbiamo un visiting professor americano all'Università del Piemonte Orientale, il professor Ellis, che viene dall'Università di Louisville, che è uno dei principali studiosi al mondo su questa malattia. E anche lui studia la patogenesi di questa malattia studiando gli effetti in vitro. Argomento di ricerca è lo studio di fattori genetici di rischio del mesotelioma pleurico da esposizione all'amianto. Abbiamo per questo raccolto pazienti di Casale Monferrato che sono stati esposti all'amianto e hanno quindi sviluppato il mesotelioma. Noi studiamo, cerchiamo in pazienti di Torino e di Casale se esistano dei fattori di rischio genetici che in individui esposti all'amianto possano favorire l'insorgenza di questo tumore. Mi chiamo Maria Elisabetta Villa, sono di Verona e ho creato il gruppo di sostegno Anemia di Down Black Famulus. Le famiglie che hanno pazienti, bambini e anche adulti che fossero interessati possono andare nel nostro sito www.diamondblackfamitalia.org e trovare tutte le informazioni per essere sostenute, avere anche un incontro e anche delle informazioni sulla malattia. So che molti si sentono soli, per cui è un punto almeno di inizio e di trovare, e speriamo che queste famiglie trovino il coraggio di scriverci e di non sentirsi più così sole. Grazie. Nell'ambito di questa nota dei ricercatori vogliamo far vedere esattamente quello che facciamo tutti i giorni in questo laboratorio. Il nostro laboratorio si occupa dello studio delle leucemie e dei linfomi, che sono dei tumori del sangue. L'ematologia studiamo le lesioni genetiche, cerchiamo le lesioni genetiche responsabili di queste malattie, delle leucemie e dei linfomi. Quindi analizziamo proprio il sangue e i campioni tumorali che ci provengono dall'ospedale e su questi campioni effettuiamo delle analisi. E quindi questa notte dei ricercatori vogliamo far vedere ai piccoli e anche ai grandi quali sono gli strumenti che utilizziamo. Facciamo proprio vedere come estraiamo il DNA dai campioni, linfonodi, le milze, il sangue. Facciamo vedere le cellule in coltura, perché le cellule che noi otteniamo dai tessuti possiamo coltivarle, e da queste cellule estraiamo il DNA, che è una biblioteca che praticamente contiene tutte le informazioni per costruire il nostro organismo e per farlo funzionare. Poi andiamo a studiare il DNA, cioè andiamo a vedere se ci sono delle alterazioni, delle lesioni, cioè dei danni ai libri che sono contenuti in questa biblioteca. Per fare questo utilizziamo degli strumenti, che sono delle macchine che fanno venire delle reazioni chimiche, facciamo venire delle reazioni che leggono la sequenza del DNA, quindi questo si chiama sequenziamento. Utilizziamo dei microscopi particolari che ci fanno vedere le lesioni dei cromosomi, e questa è quella che si chiama tecnologia FISH. Il nostro laboratorio si occupa dello studio dei linfomi e delle leucemie. Per fare questo occorrono molti fondi. Parte di questi fondi arrivano dai finanziamenti dell'università, ma questi assolutamente non sono sufficienti. Infatti molti dei nostri progetti di ricerca e anche molte persone, medici e ricercatori, sono sovvenzionati dall'AIL, che è l'Associazione Italiana per lo Studio e la Cura delle Leucemie, dei Linfomi e del Mieloma. E quindi è importantissimo supportare questa associazione, perché tutti i fondi che vengono raccolti vengono utilizzati per lo studio di queste malattie e anche per l'assistenza ai pazienti e ai familiari di queste stesse malattie. Grazie. Il nostro laboratorio fa capo alla scuola di anestesiologia e di anestesia e rianimazione, e quindi diciamo nella normale pratica clinica ci occupiamo prevalentemente di seguire la parte ospedaliera dell'anestesia e della rianimazione. Dal punto di vista della ricerca invece abbiamo due filoni principali. Il primo riguarda una ricerca del campo della meccanica respiratoria
in particolare siamo stati uno dei primi 800 al mondo a sperimentare una nuova tecnica di ventilazione che prevede l'impiego del rilevamento del segnale dell'elettromiografia del diaframma e poi il ventilatore viene pilotato attraverso questo segnale. Questo ha dato l'iniziativa di molti studi che stiamo portando avanti, alcuni sono già pubblicati, altri sono ancora in divenire. L'altro grosso ambito di interesse è la medicina delle catastrofi. La nostra scuola ospita il Master Europeo in Medicina dei Disastri. È un master che è giunto al suo 10° anno di età ed è sicuramente il corso più conosciuto al mondo nell'ambito della medicina dei disastri. Ci occupiamo quindi prevalentemente della formazione in quest'ambito, ma siamo ovviamente attenti a tutto quello che è una parte operativa e quindi molto spesso siamo chiamati a partire nelle missioni, le ultime sia del terremoto di Abruzzo che ad Haiti.